Ciao a tutti, oggi vi parlo di un'esperienza che si è rivelata un esperimento con i miei allievi agonisti. Il tutto è partito dal voler inviare loro un video, un messaggio motivazionale prima che iniziassero i tornei. E subito dopo ho chiesto un feedback per vedere, appunto per accertarmi se erano stati colpiti da questo racconto, da questo video molto bello, e mi sono accorto invece, quindi ho appreso per serenità, che il messaggio non era stato assolutamente compreso. Quindi, dal volerli motivare, il problema adesso che mi sono posto è un altro, e cioè è quello di capire come loro capiscono, e cioè se quando io spiego loro riescono ad apprendere il messaggio che io voglio inviare. Quindi vi siete mai chiesti se davvero quello che state dicendo i vostri allievi lo capiscono? Cioè, vi siete mai chiesti se quello che è il vostro obiettivo viene raggiunto non perché siano bravi o meno bravi, ma perché è stato o spiegato o compreso nel modo corretto? Perché in questo caso sono partito per motivarli e mi sono trovato a dovergli spiegare di che cosa parlava il video. Questo fortunatamente non è successo a tutti, è successo ai più piccoli, sino ai 14-15 anni. Diciamo che dai 16 ai 18 lo hanno appreso fortunatamente abbastanza bene. Pur essendo molto semplice, ho notato che il video li ha colpiti molto per le immagini oppure per alcuni effetti, per alcuni aspetti secondari che trattava, degli esempi che faceva. E quindi che cosa è balenato nella mia testa? Che bisogna lavorare più che sul tennis, sul motivarli, bisogna lavorare sul pensiero creativo, sul pensiero laterale. Come spesso ho predicato in altri video, è l'opposto di quello che a livello strategico, per esempio, gli spagnoli tendono a fare, ma quello è un altro discorso. Adesso la necessità, l'urgenza è sviluppare questi collegamenti tra emisfero destro ed emisfero sinistro. Il pensiero laterale non è altro che quello, queste connessioni tra una visione, diciamo, razionale della vita e una visione creativa. Per concludere, adesso mi preoccuperei più di creargli degli input che sono diversi da quelli che loro ogni giorno hanno, quindi degli stimoli differenti da telefono, televisione, computer, che li obbligano a ragionare in modo verticale, in modo analitico, e gli danno loro delle soluzioni già predefinite, precostituite, e invece cercare di trovare delle attività, delle situazioni in cui sono obbligati a ragionare e a cercarsi la soluzione. Questa è una riflessione che volevo condividere con tutti voi e penso che sia molto importante perché è uno dei motivi che sta alla base di tutti coloro che per esempio non hanno un buon rendimento a scuola e che non hanno un buon rendimento a livello anche di concentrazione o di apprendimento nel nostro sport. Bene, buon lavoro, buon pensiero laterale.